Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ecco, care sorelle e fratelli, anche la quarta domenica di Quaresima, che ci apre alla luce, si è trasformata in un'atmosfera di cecità profonda. Non vediamo più le nostre assemblee, non riconosciamo più i percorsi di iniziazione, la nostra gente è molto malata e noi siamo qui per celebrare ricordando questa umanità ferita. È l'inizio della Santa Messa, insieme chiediamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare il suo aspetto né alla sua statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo non vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci mettiamo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e di bell'aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno d'olio
e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo.
Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli rispose Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Ecco, care sorelle e fratelli, perché anche questa quarta domenica non ci è permesso di celebrarla con tutta la gioia di un'assemblea che si dirige speditamente alla sua risurrezione, all'immersione nell'acqua benedetta. Queste domeniche erano significative per il catecumenato, per cui anche questa domenica doveva rappresentare la capacità di essere immersi nell'amore di Gesù. Bisognava fare poi 7 scrutini per entrare nella logica di Dio. Senza non si può entrare, senza difficoltà. E allora volevo fare alcune riflessioni. Bisogna capire che soprattutto in questo momento la luce che viene da Gesù non è una luce che ci può tranquillizzare, rassicurare. Vedo che girano molte informazioni, molte preghiere sdolcinate, molte cose ci servono per consolarci, io lo capisco benissimo, ma in questo momento dobbiamo resistere, perché siamo ciechi, perché attendiamo il Signore, perché una volta il sommo sacerdote spargeva l'acqua sul Tempio di Gerusalemme per dire che l'abbondanza dell'acqua è un dono di Dio nella festa della capanna. Gesù compone con un po' di saliva e un po' di sabbia una poltiglia e gliela pone sugli occhi. Questo era un mendicante, era un uomo che aveva bisogno di tutto, era un uomo riconosciuto, tant'è che poi i teologi dicono: ma è colpa sua per i suoi peccati o dei suoi genitori? Certo, poi Giovanni dice: anche voi volete farvi i suoi discepoli. Perché vedete, di fronte alle difficoltà di oggi ci schieriamo da una parte o dall'altra, ci misuriamo nella nostra capacità, no? Di scandalizzarci degli altri. Ma chi è che ha un amore più grande? Chi è che ha un occhio e vede che quel fratello, quella sorella profondamente bisognosa, magari non chiede? Provate a pensare nella prima lettura. Samuele arriva nella casa di Jesse, vede un bell'uomo e Dio gli dice: non è lui che ho scelto, ne vedo un altro, non è lui, un altro ancora, non è lui. E poi dice: ma sono tutti qui, ma c'è il più piccolo che è nel gregge. Vedete, la logica di Dio, soprattutto in questi tempi, ci costringe ad essere ancora di più alternativa ad un mondo che consuma tutto, anche le preghiere, anche gli itinerari, no? Anche viaggiare di qui e di là per prendere chissà quale tipo di messaggio. Oggi dobbiamo proprio stare dentro la logica dell'amore di Dio. Sentire tutta la fatica del peso della croce,
dalla tensione di chi ha tradito, tutti i peccati che hanno frustrato, il clima, il lavoro mal retribuito, la disperazione di chi deve lavorare nella sanità dopo anni che hanno depredato tutto. Eppure vedete, nelle necessità il Signore ci soccorre e oggi ci soccorre in questo senso, con il cieco nato nella piscina di Siloe, noi siamo inviati, anche noi eravamo ciechi, abbiamo condotto la nostra vita di comunità senza nessun sussulto, avevamo già tutto ben organizzato. Non avevamo delle grandi esigenze, se non quello di controllare tutto. Ecco, oggi il Signore ci dice, ti invio perché tu hai una missione nuova. Se riconosci che sei stato cieco, che non hai visto le mie opere con i più piccoli, con i più poveri, ti invio perché tu possa lodare e ringraziare il Signore nella logica di un amore più grande. E allora è proprio lì che cambia la logica della Chiesa, no? Pensate oggi, ricordando i tanti martiri delle stragi mafiose, quanta gente è morta per dare un po' di libertà al proprio popolo, alla propria gente. Chissà perché noi di fronte ai fatti importanti ci lasciamo sconvolgere e poi ritorniamo quasi ad una situazione di tranquillità. Oggi il Signore ci invita ad aprire gli occhi. La luce viene per irrorare in noi una speranza nuova. Pensate, quando finirà questo periodo, il sole che finalmente splenderà nella nostra vita, sarà un'occasione per celebrarlo come presenza viva ed efficace nella nostra vita e in quella degli altri. La stessa Chiesa dovrà tener conto dei tanti sacerdoti mancanti, dei tanti malati che non abbiamo mai potuto salutare, delle tante attività economiche che chiuderanno. Ma dentro questa realtà ci toccherà essere più generosi, più intraprendenti, più fiduciosi. Nasca allora davvero un'alternativa nuova, una luce nuova che rischiara e riscalda tutti i nostri fratelli in difficoltà. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Crede in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il sesto giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i viventi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore e gli diciamo: Tu sei la luce vita. Tu sei la luce vita. Perché si risvegli in noi la coscienza di essere una sola famiglia, nata nelle acque del battesimo per opera dello Spirito, preghiamo. Tu sei la luce viva. Perché tutti ritorniamo al nostro fonte battesimale per rinnovare la rinuncia al maligno e l'adesione di fede a Cristo che valgono come statuto della nostra vita, preghiamo. Tu sei la nostra vita. Perché i figli prodighi e dispersi sentano la nostalgia della casa del Padre e si uniscano al banchetto della fraternità, preghiamo. Perché la Chiesa qui presente intorno all'altare si purifichi da tutto ciò che oscura la fede, indebolisce la speranza ed estingue la carità, per celebrare in una vera comunione di anime la festa pasquale, preghiamo. Tu sei la luce. Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, quelli che sono tribolati, che non hanno conforto rispetto ai loro ultimi momenti, fa che la tua grazia, il dono della indulgenza plenaria possa consolarli fino a che arrivino a te. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua luna abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accogli Gesù nel disegno del nostro sacrificio che oggi si compie. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio, aiutaci a celebrarlo con fede sincera e offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della tua incarnazione egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha rivelato agli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla divinità di figli. Per questo mistero in cielo e terra intonano un canto nuovo e noi uniti agli angeli proclamiamo con voce incessante la tua lode. Della tua gloria.
Fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto nel sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci dal potere del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci messo la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ci preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con il suo sposo San Giuseppe, gli Apostoli, San Mauro e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per farci aprire anche noi gli occhi, dopo anni che dicevamo di vedere, ma eravamo troppo selettivi, non abbiamo guardato quelli che dovevamo amare, abbiamo cercato quelli che sentivamo potessero darci qualche cosa, e siamo rimasti per la maggior parte ciechi. Oggi col dono dello Spirito che ci insegna a pregare come Gesù ha fatto per i suoi discepoli, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che sponda la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto i tuoi apostoli,
vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, con l'agnello di Dio e colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola a Dio. Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero per Cristo nostro Signore. Amen. Mi piacerebbe sentire se qualcuno ha cominciato a strabuzzare gli occhi e dire: ma sai che ho visto una cosa, ho visto il mio vicino che si è aperto un po' di più, miei compagni che sono un pochettino più attenti, anche a distanza, quel bambino ammalato che era contento di sentire sempre i suoi compagni, si sentiva meno solo, cominciamo a strabuzzare gli occhi, sta arrivando la nostra salvezza, il Signore è vicino. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie. Sempre sarà con te.
Benvenuti al quarto incontro del cammino Il Volto dell'Amore. Ci siamo lasciati la scorsa domenica con un dettaglio del crocifisso di San Damiano, gli angeli che sono posti nelle braccia della croce. Oggi ho intitolato il nostro incontro a tu per tu, perché andiamo a vedere finalmente il volto di Gesù. Il volto di Gesù viene raffigurato con gli occhi aperti. È un volto, come abbiamo detto già più volte, un volto vittorioso. E attorno a questo viso di Gesù vediamo il segno della risurrezione, l'aureola. E questo volto ci invita a guardare un attimino più in alto. C'è la scritta in latino Gesù Cristo, Re dei Giudei, ma appena sopra vediamo un Gesù che è avvolto in un cerchio rosso e sta salendo verso l'alto. Viene accolto da una schiera di santi e da una mano che ha in le dita in segno di benedizione. È la mano di Dio. Vediamo qui rappresentata l'ascensione di Gesù al cielo. L'iconografia della risurrezione nella storia dell'arte porta alcune somiglianze tra dipinti di diverse epoche. Gesù è sempre raffigurato in vesti candide, con questa bandiera, con sopra raffigurata la croce, ed è un Gesù che va verso l'alto. Voglio mostrarvi due dipinti. Il primo, di Piero della Francesca, è la risurrezione, dove Gesù porta addosso un panno rosso e porta in mano anche questa asta con una bandiera, con il segno della croce. È un Gesù che esce trionfalmente dal sepolcro, e accanto a questo Gesù stanno i soldati addormentati. È consolante e riempie di speranza, perché dopo la morte, appunto, questa risurrezione riporta anche nel paesaggio un cielo azzurro, un cielo che trasmette calma e serenità. Questa raffigurazione la metto in contrapposizione invece con un dipinto leggermente più tardo, dell'inizio del Cinquecento. È la risurrezione di Grünewald, della chiesa di Isenheim. Faceva parte, pensate, di un trittico, e in una di queste ante, appunto, c'è questa risurrezione, che è molto più drammatica, molto più movimentata, per utilizzare un termine che rende l'idea. Vedete che Gesù sta salendo al cielo in questo paesaggio oscuro, sulle note del nero. I soldati sono come sbaragliati dalla luce che proviene dal volto di Gesù. E questo volto si innesta in un cerchio rosso che ci ricorda un po' quel cerchio della croce di San Damiano in cui era inserito Gesù. Ma nella risurrezione di Grünewald vediamo che il volto di Gesù si confonde nel sole che sta dietro. E allora in questo incontro di oggi, a tu per tu con Gesù, vogliamo chiedergli un dono. In questo periodo, dove tante sono le difficoltà, dove si fa fatica a vedere appunto una svolta, gli chiediamo il dono della speranza, perché è una delle cifre del cristiano.
La speranza in che cosa? Innanzitutto in Lui, in Gesù, e poi, in secondo luogo, non meno importante però, nella sua risurrezione, nella risurrezione. E proprio parlando di risurrezione, scusate la ripetizione, vogliamo ricordare a Lui i morti di questi giorni, ma anche portare davanti a Lui tutti noi. Perché, e qui voglio concludere accennando a un tema che andrò a toccare la prossima volta, perché contemplare un'opera d'arte che porta l'immagine di Gesù è anche iniziare a leggere quello che sta dentro. E nel mistero della risurrezione noi ci accostiamo a queste opere anche con un atteggiamento di preghiera, proprio guardando a quel Gesù del crocifisso di San Damiano oppure del quadro di Grünewald. Lì rivediamo i nostri cari, lì rivediamo chi ci ha preceduto in cielo, lì vediamo quello che ci attende. E per questo l'opera d'arte, l'icona, la croce, diventa un mezzo che mi apre a Gesù, che mi permette di comunicare con Lui nella preghiera. Allora, salutandovi, vi invito all'ultimo incontro la domenica prossima. Buona settimana a tutti.